Onorevole, è una pacchia stare nel terzo polo, non dovete giustificare all'elettorato che voi siete con Monti e perché, non è così? Ma Mentre PDL e PD si danno grande faticano, affare. sì. Noi abbiamo voluto il governo Monti fortemente Grazie. perché ritenevamo che per la situazione drammatica in cui era l'Italia e l'Europa occorresse una convergenza delle forze responsabili di questo paese a sostegno di un governo che ridesse autorevolezza innanzitutto all'Italia e capacità di fare quei cambiamenti senza i quali la nostra uscita dall'Europa e quindi la sofferenza di tutto il paese, come vediamo quello che sta accadendo in Grecia, sarebbe stata ineluttabile. Quindi noi abbiamo lavorato perché ci fosse, oggi lo sosteniamo con orgoglio, perché credo che quello che il governo Monti ha fatto in poche settimane è veramente impressionante e ci auguriamo che il governo Monti duri tutto il tempo necessario a rendere stabili in Italia quei cambiamenti che lo rendono un paese moderno e capace finalmente di competere. Adesso sul tempo necessario facciamo un ragionamento. Intanto le chiedo, oltre a essere l'uomo che magari salverà l'Europa, come ha titolato il Time la scorsa settimana, è anche l'uomo da battere alle prossime elezioni? Io penso che la prossima competizione elettorale sarà quella per dare una maggioranza solida a un'agenda, diciamo, per la crescita, che tra l'altro è l'agenda che Monti sta imponendo all'Europa. Io credo che non dobbiamo sottovalutare il documento che è stato sottoscritto La lettera ieri di ieri, sì. da 12 paesi europei, cioè l'Italia è tornata al centro e ha coagulato 12 paesi a guida liberal-democratica su un'agenda per la crescita, cioè su politiche europee e nazionali che vadano verso appunto l'apertura dei mercati, le liberalizzazioni, ricerca e innovazioni, agenda digitale, cioè un'Europa più moderna e competitiva, isolando in qualche modo quelli che avevano dettato la musica e lo spartito, Francia e Germania, e che frenavano nei confronti di una politica europea, volendo imporre, e con i risultati che Partita mi vediamo, pare ancora apertissima. molto aperta. È giustificata l'attesa che circonda questa pubblicazione sul web dei redditi, dei patrimoni dei ministri? Ma Oppure è più guardi, io importante i guardare agli patrimoni. stipendi dei manager pubblici, per esempio? Guardi, i ministri sono persone che hanno avuto un percorso professionale, un'attività anche di manager. Non credo che aver guadagnato legittimamente del denaro col proprio lavoro, con la propria professione o aver costruito con questo un patrimonio possa essere una colpa. L'importante è che nel momento in cui prendono una carica pubblica siano tagliati tutti i conflitti di interesse e siano trasparenti le origini dei loro redditi, che sono, diciamo, la verifica che non ci siano conflitti. Si sente parte attiva di questa favoleggiata OPA del terzo polo sul PDL o su una parte del PDL? No, guarda, io penso che il terzo polo debba essere il baricentro di un'operazione che aggrega appunto le forze che vogliono le riforme in questo paese e che sono state artificiosamente separate e contrapposte da un bipolarismo paralizzante, che è quello che, grazie al governo Monti e all'operazione parlamentare che lo sorregge, è in via di superamento. Quindi questo è l'obiettivo del terzo polo, che coinvolgerà parte delle forze politiche che vivono delle contraddizioni. Vediamo nel PDL, ma vediamo anche nel PD la posizione di Magari farete Veltroni. un'opa su Veltroni e i suoi? Ma Veltroni ha fatto un'intervista, diciamo, sulle questioni del mercato del lavoro e di critica nei confronti del suo partito, che io condivido, che era poi, diciamo, la riproposizione di un po' del progetto del Partito Democratico, la cui, diciamo, mancata realizzazione è stato personalmente il motivo per cui sono uscito dal Partito Democratico. Quindi io mi aspetto che adesso Veltroni faccia seguire alle prese di posizione poi dei comportamenti politici, vedremo quali Vuol dire saranno. uscire dal No, PD? questo io non dico, io dico operare perché una visione programmatica in questo momento decisivo della storia d'Italia si traduca poi in iniziativa politica, il come lo decideranno autonomamente, però questo è importante perché abbiamo dei passaggi decisivi, abbiamo alcune misure di liberalizzazione
Commissione che sono state per tanti anni bloccate al Senato. Abbiamo adesso la decisiva trattativa sul mercato del lavoro e qui bisogna fare delle scelte. Decisiva, ha detto bene, si ha l'impressione che si vada avanti un po' con degli stop and go abbastanza evidenti in quella trattativa. Lei crede che per esempio alcune parole dette a turno dalla Fornero o dal presidente Monti siano buttate lì a caso? Che hanno fatto irritare ogni volta la controparte sindacale? No, io penso che sono parole che stimolano il sindacato a misurarsi con la realtà dei fatti. Ci sono delle scadenze temporali che si sono date. Monti ieri ha detto arriveremo a marzo a fare questa riforma, a presentare un provvedimento con o senza l'accordo. Possibilmente con, perché è importante, ma questo è un punto fondamentale per l'agenda di modernizzazione. Lei lo vede uno stimolo e non un ostacolo, queste parole? No, io lo vedo uno stimolo, perché il sindacato, se vuole essere protagonista del cambiamento, deve collaborare a questo accordo e non subirlo. Vediamo, buona giornata. Arrivederci.